È ufficiale, adesso stiamo giocando al Let's Play con trucchi e segreti di Kirby e la terra perduta. Faremo la parte della demo, ma tranquilli, io ve la taglierò tutta e ve la metterò qui dietro di me. E adesso vediamo cosa succede. Phew, mi hai salvato, grazie. Ma che ne sarà degli altri, dei Waldi? Li hanno catturati tutti e portati via. Abbiamo lottato contro quelle bestie con tutte le nostre forze, ma non ci lasciavano in pace. Sono l'unico a essersi salvato. Devo liberarli, glielo devo. Ok, vabbè, questo appunto. Come dici, mi aiuterai a salvare tutti quanti? Ma è davvero fantastico! Quindi tu ti chiami Kirby? Sì, io sono Elfilin, piacere di conoscerti. Ok, questa è una nuova parte. Ehi, Kirby! Chi sarà mai? Un Waddle Dee, interessante. Gioca in due quando vuoi, quindi appunto possiamo cooperare con altri. Waller D, aiutante. Oh, sono così felice di vederti. Anche io sono stato trascinato in quel vortice appena apparso sul pianeta Pop. Se vuoi che un secondo giocatore si unisca a te, puoi chiamarmi in qualsiasi momento. Non lo farò mai, ma va bene. Grazie di averci avvisato. E andiamo verso le nuove avventure. Ok, finalmente vedremo la mappa di gioco. Appunto. Kill la natura unica sarebbe, e secondo me è veramente impressionante. Pianura urbana, questo l'abbiamo visto anche nella demo, ma noi possiamo finalmente esplorare tutto quanto. Questi sono i, appunto, regni che andremo a visitare. E devo dire che mi sta piacendo un casino. Qui ho visto apparire qualcosa. Esamina. Ok, molto interessante questa cosa, che se vai nella mappa a Zonzo possiamo trovare effettivamente degli oggetti nascosti. Città dei Waldi. Molto interessante. Natura unica. Abbiamo 46 Waldi da salvare. Molto molto interessante. Iniziamo la missione. Pianura urbana. Questo l'abbiamo già visto appunto nella demo, ma è sempre meglio giocarci di nuovo perché ci saranno delle cose da scoprire sicuramente. Ok, un cosciotto abbiamo preso. Noi se prendiamo tutte queste abbiamo risolto un bel po'. Ok. Fai fiorire 5 tulipani. Le missioni sono sempre le stesse, quindi andrò molto velocemente in questa prima parte. Ok, perfetto. E poi c'è la boccomorfosi e tutto quanto. Allora, vai, vieni tu. Perfetto. Andiamo di qua, così potete vedere tranquillamente dove si trovano alcuni oggetti. Qui c'era un tulipano per l'appunto per la missione secondaria. La missione primaria è quella di appunto prendere di salvare i Waldi. Facciamo un'altra boccomorfosi molto divertente. Morfo distributore. E quindi sputiamo le lattine. Mi raccomando, prendete tutte le lattine che si riciclano. Alcune, soprattutto quelle che non servono proprio a niente, che sono state buttate via. Come vedete, qui ci stanno tutte le lattine che abbiamo sputato e non hanno colpito gli avversari. Alcuni proprio si distruggono. Grazie. Molto intelligente sono. Ok, perfetto. Allora dobbiamo rompere il garage perché dobbiamo entrarci qui dentro. Sfonda la serranda dell'ufficio. Interessanti sono queste missioni qua perché vi permettono di collezionare un sacco di cose. Ah, un fatto molto interessante, i collezionabili appunto. Devo dire che non mi dispiacciono affatto.
ricordiamoci delle missioni secondarie. Ok, perfetto, ciao Toro. Mamma mia, mamma mia. Andiamo avanti, andiamo avanti. Fluttuiamo finché possiamo. Voglio vedere se qui c'è qualcos'altro effettivamente. Nada. Andiamo avanti. Qui appunto vedremo il paesaggio e tutto quanto, ma che già abbiamo visto. Qui adesso faremo un'altra boccomorfosi con il morfo cono, si chiama così, e state attenti, vi può trollare malissimo, quindi molto attenti. D'altronde adesso vedremo un po' come usare tutto quanto. State attenti che l'onda d'urto può anche fare male agli avversari vicini che si trovano vicini. Mi raccomando, molto attenti. Mamma mia, questo qui non ce la faccio più a vederlo. Qui c'è un altro tulipano molto nascosto, devo dire, il che vi fa capire che non è facile completare la missione al 100%. Ma intanto io vi li mostrerò tutti. Ok, perfetto. Dai. E qui c'è un altro collezionabile. I collezionabili sono importanti? Non ho la minima idea di questa cosa qui, ma penso di sì. Ok, vai. E adesso c'è un'altra missione. La migliore, il miglior potere da utilizzare in questo momento è Kirby Lancia. Fidatevi di me. Perché? Perché contro il boss effettivo che andremo ad utilizzare, mamma mia, ecco, lui è molto ma molto cattivo e possiamo fargli un sacco di danno, perché appunto possiamo fare un sacco di belle cose. Vai, 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 vai. Mamma mia, gli abbiamo fatto un botto di danno. Vai, togliti. Ok, perfetto. Lo facciamo avvicinare alla lama. Così può. L'abbiamo stunnato tantissimo. E state attenti perché vi dà Kirby spada. Quindi, se volete un'altra arma, oltre. Cioè, potete prendervelo. Ok, l'abbiamo preso. Sconfitto, prendiamo il World LD, l'abbiamo salvato e adesso ce ne mancano gli altri che sono nascosti direttamente nella pagina successiva. Perfetto, infatti se avete visto la demo che ho giocato, ma ehi, tranquilli, potete recuperarla in qualsiasi momento. Lì si trova un altro Waller D, perché dobbiamo fare una boccomorfosi e tutto quanto. Potete caricare inoltre il colpo e tutto. Comunque abbastanza intuibile, i comandi di Kirby sono sempre quelli tranne la boccomorfosi. Adesso dobbiamo aprirlo, quindi ecco un Waller D pronto pronto. Allora, il prossimo si trova dentro quella tartaruga che vedete lì. Per appunto prenderlo dovete fare delle cose. Per esempio trasformarvi, fare la boccomorfosi. Vai, show. Andiamo sopra. Qui c'è un altro Kirby spada. Se per caso, mannaggia, ti prego. Ah, ok, perfetto. Se per caso avete perso il potere, ma è abbastanza difficile perderlo.
Ok, bocomorfosi, facciamo B. B, ho detto. Facciamo B e abbiamo è liberato l'ultimo Warrior di nascosto. Il che è molto buono, devo dire. Allora, con meno vi fa subito la, vi toglie subito sia il potere che la boccomorfosi. Il che vi consiglio di utilizzarlo soprattutto per switchare tra uno e l'altro. Oh, mamma mia. Ti prego. Sho, vattene. Mamma mia, qui c'è il toro e dietro il toro c'è un tulipano e... Aspettate. Ho mancato un tulipano? Sì, perché si trova qui dietro. Eccolo. Allora, ve lo dovete riguardare perché... Ehi, era abbastanza nascosto. Quindi saltiamo, saltiamo. Vi conviene per fare più in fretta saltare solamente una volta senza fare il svolazzare. Quindi per andare molto più veloci. Ok, se noi facciamo così possiamo raggiungere questa piattaforma, ti prego. Mamma mia, vai tartaruga, mangia. No, ho sbagliato, non devo prendere per forza qualche cura. Mamma mia. Ti prego, ti prego, ti prego. Ok, perfetto, il cono non deve stare lì. Ok, ok, vai. Ok, perfetto. Adesso vai lì, perfetto. Ti prego. Ti prego. Ok. Saliamo. C'è un altro collezionabile. Prendeteli tutti i collezionabili perché è una cosa carina prenderli. E adesso sfondiamo tutto quanto e abbiamo fatto il primo livello. Io sinceramente sono molto orgoglioso di questa cosa. Appunto, abbiamo finito il primo episodio. Faremo un livello alla volta. Probabilmente abbiamo fatto tutte le missioni, quindi un sacco di gettoni e tutte quante le cose. E adesso vediamo i collezionabili. Questo già ce l'avevo nella demo. E poi questo è nuovo Brontottero. Brontottero, scusate. Molto interessante. Va bene, le stelline, poi vedremo cosa serviranno. Andiamo e abbiamo finito la prima missione. Molto carino, devo dire. Adesso potremo andare al livello 2, ma questo lo faremo un altro giorno. 9 Warrior D trovati e salvati. Interessante, molto interessante. Vi danno pure la stellina, i collezionabili. La tua collezione di figurine è ora disponibile. Qui puoi visualizzare le figurine che hai ottenuto. Riuscirai a completare la raccolta? Penso di sì. Allora, io voglio andare su quest'isola. Sapevo, lo sapevo che qui c'era qualcosa. Allora, vi conviene comunque fare veramente tanto. Ok, con Y potete appunto fare i livelli. La collezione con meno potete vedere. E ci stanno un sacco di figurine. Un sacco. Ma per la vostra gioia, se noi... Sì, vogliamo tornare nella città di World D in realtà, perché voglio un attimo vederla. Non l'abbiamo esaminata molto profondamente. Esatto, immaginavo che ci sarebbero state delle costruzioni e tutto quanto per riparare tutto. I Warrior D stanno ricostruendo la città. Salva nel più che potrai per accedere a nuovi edifici e risorse utili. Ok, molto interessante. C'è il cinema. Ok, ora è aperto. Rivivi le scene più memorabili della tua avventura proiettate sul grande schermo. Ok, perfetto. I Warrior D stanno lavorando sodo. Diamo un'occhiata a cosa fanno. Ok, punto di arrivo.
molto interessante. Ma per esempio, i codici, come li faccio a sbloccare? Non lo so questo. Lì c'è un tomato. Ho sprecato appena un maxi tomato. Veramente? Allora, con te possiamo giocare nella modalità in due. Ok. Allora, difficoltà va bene. Tutto quanto. Ma io voglio sapere come faccio a riscattare i codici. Non lo so questo. Ok, siamo ritornati alla schermata principale. In teoria c'ha un sistema di autosalvataggio. Tutto quanto. Scegliamo il file. Continua. Non so minimamente. Vabbè. Detto ciò, io vi saluto. È stato bello rivivere il primo livello. Ci vediamo domani con un prossimo livello. E pronti? Let's go!